compagni. Vedetelo nel... Ragazzi, come stiamo? Bene. Possiamo andare, che dite? È femmina. No. Se lui non vinto, se lui vinto. Devi no, scambiare con uno in panchina. Solo queste due. Poi questo. Stessa altezza vuol dire che il peso è uguale. Applauso maggiore. Grazie. Avessi capito che lo spazio era qua. Tu cosa devi fare? Proporti indietro o avanti? Avanti. Il tuo petto, dito, mano, pepetto, dito, shh. Sei troppo forte. Facciamo finta che ami se vai. Facciamo finta che ami se non dobbiamo tenere, cioè dobbiamo far andare perché fanno altri due. La seconda di incidente. No, la canottiera sì però. Buona, bravi. Bravi. Bravo Maggio, bravo Forza! Andiamo, andiamo! Sono velocissimi a prendere il bottiglietto da qua! Faccio i complimenti perché nonostante la partita si è messa male, che non riuscivamo a sbloccarla, comunque il terreno bagnato, siete stati bravi a tenerla, a creare occasioni, a cercare di aiutarvi perché vi sentiva il campo come comunicavate, in maniera sempre positiva, bravi. E siamo uno in più, loro sono tutti là, perché anda questa? Bravi, bravissimi che abbiamo giocato con coraggio, abbiamo provato a vincere comunque, bravi, dai. Terminato il primo giorno di torneo, e questo torneo che stiamo facendo a Saint-Brie, vicino Parigi, l'Osè Bandeira Cup 2022, un torneo molto competitivo, all'interno del quale ci sono comunque squadre di spessore, culture calcistiche diverse, che ci permettono comunque di confrontarci sul campo con tipologie appunto di calcio differenti e grazie alle quali noi riusciamo comunque a perseguire un miglioramento importante e costante nel corso appunto del nostro percorso di crescita, che grazie a queste esperienze riusciamo a, diciamo, rendere sempre più ricco. Per quanto riguarda quello che può accadere domani, la nostra speranza è cercare di, oltre che affrontare la giornata in sé, è l'ultima parte del torneo, l'ultima fase, che poi è una fase molto competitiva perché la sticella si alza, sarebbe veramente bello affrontarla con lo stesso entusiasmo, con la stessa, diciamo, serenità con la quale ci permette appunto di attraversare questi momenti con allegria, cercando di creare un bel ricordo di questo torneo e portarcelo dietro poi per i prossimi. 3, 2, 1, ok, molto bene, stop. Siamo carichi? Sì! Abbiamo entusiasmo? Sì! Di movimento. Gio, sia la testa e giochiamo insieme, Qui siamo? Sì, vai, 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 vai
Pronto a scappare dietro a me, eh? Bravi tutti! Bravo Ale, bravi! Dai! Andiamo! Dai! Se voi ci credete, possiamo arrivare dove vogliamo. Ci credete voi? Sì! Tutti? Sì! Allora dai, forza, fino alla fine, non si molla niente! Dai! Dai, è in finale, altra volta. Oh, ultimo spot. Allora, qua veloce. Se è meglio la finale. Vieni a fare un portato sulla palla. Movimento, se perdo palla cosa faccio? Si finisce rotte le palle! Movimento, di qua. Siamo. Sì! Divertiamo. Sì! Forte. Tranquillo, sereno. E viviti il momento. Vai. Voglio di vincere, raga. Il cuore la testa. Bravissimo per la copertura, bene. Ehi, uomo contro uomo, uomo contro uomo. Sfortuna, 4 volte abbiamo rischiato di andare in un vantaggio. Bravi tutti. Ma cosa? Fuori casa abbiamo le coppe. Ragazzi, com'è andato il torneo allora? Bene. Bene, cosa vuol dire bene? Che abbiamo giocato bene tutte le partite, anche se abbiamo perso, però. Perché comunque la finale l'abbiamo dominata. Abbiamo giocato, noi, però. Poi loro hanno fatto quell'azione e hanno fatto gol. Adesso vi chiedo una cosa. Cosa ci portiamo dietro da questo torneo? Un'esperienza bella. Di aver trascorso un buon torneo. Abbiamo vissuto un momento meno bello e invece alcuni più belli. Ovvero, dimmene uno meno bello. Contro il Nizza. Che abbiamo perso. Ok, cosa ti porti? Abbiamo reagito. Dopo la sconfitta abbiamo reagito e non ci siamo buttati giù e poi siamo andati avanti. Siamo riusciti a passare come primi. È stato un buon torneo, siete stati comunque un gruppo educato, in campo, fuori, e avete dimostrato di giocare alla pari con un sacco di squadre professioniste. Avete fatto un'ottima finale. Allora ragazzi, a Mattia, che ha la coppa in mano in questo momento, vorrei chiedere: come sono queste esperienze fuori, lontano da casa, soprattutto all'estero? Che quando esco da scuola sono felice sia di ritornare a casa, anche di andare via con i miei compagni, perché adesso siamo abituati come una famiglia, siamo sempre insieme ogni weekend, quindi mi trovo bene. A casa racconto sempre che sto bene e mi diverto ogni volta. Quando ci sono i genitori mi piace un po' di più perché li posso vedere, però lo stesso ormai ho una famiglia qua con il gruppo, quindi
grande Fazio. Quello che ci dobbiamo portare dietro più di tutti sono i momenti di difficoltà, perché è dai momenti di difficoltà che si cresce e dai momenti di difficoltà che si costruisce un futuro sempre migliore, ok? Perché c'è sempre da migliorare, c'è sempre da far meglio e voi, nonostante abbiate fatto finora cose pazzesche, bellissime, il limite bisogna sempre superarlo, bisogna sempre alzare l'asticella. Quindi fatevi un applauso perché siete stati straordinari. Ciao. Ciao.